I problemi che girano intorno al mondo del fitness sono sicuramente diversi. Se hai già visto qualche mio video, ne ho già parlato di alcuni, almeno dei primi 5 fondamentali, ma sono veramente, veramente tanti. Ci sono per fortuna anche tantissime cose positive, quindi non voglio fare così drastico della situazione, però quello che ti voglio far capire è che non devi pensare che è tutto un mondo così bello. È positivo e pieno di energia, di allegria, energia e quant'altro. Quello che ti voglio dire, proprio ti voglio parlare in maniera molto tranquilla e molto diretta, è il fatto che ci sono tantissime persone che purtroppo in questo mondo qua fanno uso di doping e sono le classiche persone che vedi sempre costantemente fuori dai profili Instagram e Facebook, diciamo che mettono fuori delle foto sempre a petto nudo, sempre a farsi vedere sempre così tanto in eccesso rispetto a quello che è la media. Se tu sei sicuramente qua a guardare questo video perché comunque ti senti una persona che si sente normale e che vuole ottenere un risultato fisico sicuramente importante che non ha mai raggiunto. È una persona che vuole vedersi più bella allo specchio in maniera molto semplice, ma anche comunque wow, ok? Però ti posso dire che la maggior parte di chi promuove questo tipo di fisico così esagerato tendenzialmente sono ex bodybuilding o bodybuilding dove fanno costantemente uso di doping e ti fanno credere che tu sia la persona sbagliata e loro sono le persone giuste che devi seguire il loro stile di vita. Io ti tengo veramente a corrente di quello che succede in questo mondo perché ne faccio parte da tantissimi anni e sono più di 25 anni di sport e sono più di 7 anni dalla mia prima apertura del mio primo centro fitness e sai che gestisco una catena che si chiama Palestre Ready, che poi vedrai sicuramente vedere sul mio sito internet. Però, quindi non sto parlando così a caso, ti parlo anche da ex pugile, che ho frequentato tantissimi preparatori atleti, dove ho girato il mondo, ok? Però voglio rimanere basso di profilo e voglio dirti che tu sei una persona che va in un centro fitness e si trova davanti a sé un preparatore o un bodybuilder che ti fa sentire troppo sbagliato. Ecco, questa è la persona che va presa e va sicuramente, non mi fare dire parolacce, però ci siamo capiti, ok? Ci devi stare lontano, perché è lui la persona sbagliata, è lui che ti sta dando il messaggio sbagliato, è lui che ti fa sentire così tanto sbagliato, ma è lui il problema. Però te lo trasmette a te e magari te inconsciamente non ti rendi conto che effettivamente ti sta facendo il lavaggio del cervello e ti sta manipolando. Io spero che non ti sia successa questa cosa, purtroppo a dei miei clienti è successa e comunque la soluzione si trova sempre. Quindi questo è uno dei problemi principali. Il secondo problema principale è la cultura. La cultura, tendenzialmente l'Italia vive una cultura di personal trainer, di preparatore atletico, di una persona che è andata in palestra, ha ottenuto risultati, ha preso il certificato nel weekend della settimana e adesso si mette qua a spiegare come funziona il mondo, magari dopo pochi mesi, addirittura settimane di questa certificazione che gli permette di lavorare. Ecco, io queste persone qua proprio le terrei lontane da questo mondo perché prima di incominciare a parlare con le persone, a parte devono essere anche dei buoni comunicatori e quant'altro. Non dico qua che sono l'uomo perfetto, il comunicatore della vita, cioè sono una persona normale che fa i suoi errori, ha avuto i suoi fallimenti, però io ti voglio dire una cosa, che io personalmente non mi sentivo fino ad oggi, dopo tutto quello che ho fatto, dopo tutti i test, dopo le migliaia di persone che ho allenato nelle mie palestre e centinaia con il protocollo di allenamento Vittoria in veramente pochissimo tempo e aver dimostrato al mondo intero, perché ho allenato persone anche all'estero, ok? Grazie al mondo dell'online, che in maniera si parlava la stessa identica lingua, hanno ottenuto risultati in poco tempo. Io non mi affiderei mai a una persona che dopo poche esperienze e pochissime certificazioni si permette di dire
come devo cambiare la mia vita, come deve essere il mio benessere, come deve essere la mia salute. Perché? Perché lui ha un compito molto molto importante. Qui non si sta parlando di un carrozziere che ti cambia lo sportello della macchina o di uno che ti cambia le gomme della tua auto. Qui sta parlando di una persona che ha in mano la tua salute. Ti stai mettendo in mano la tua salute a una persona, non te lo scordare mai. Ok? Io non dico che devo essere per forza io la persona che ti vuole aiutare. Questo vuole essere un video che ti aiuta a far capire di quale responsabilità dai a una persona del genere, ok? E tu devi scegliere, sono sicuro che tu sei una persona molto intelligente e capisca veramente chi è una persona adatta per te, chi è una persona che deve stare lontana, però ci tengo a sottolinearlo perché questo è un problema che sinceramente tante volte ai miei clienti è successo, quindi te lo volevo far presente perché purtroppo è una cosa che non è così tanto scandalosa o una cosa così tanto misteriosa, succede e succede anche molto spesso. Un altro dei problemi che per me è fondamentale è la sostenibilità, quindi sostenere un allenamento. Cioè, se io oggi mi trovo in una situazione, te non puoi stravolgermi di colpo la vita, io non posso entrare in gamba tesa nella tua vita, io ci devo entrare in punto di piedi, farti capire quello che stai sbagliando e sicuramente avrei fatto anche delle cose giuste e con delle cose proprio semplici e basilari come puoi cambiarle. In modo maniera che il tuo obiettivo è con una pianificazione, tra l'altro la prima cosa che faccio io è l'obiettivo strategico, perché non alleno mai una persona per pochissimo tempo, ma l'alleno almeno per mesi, perché ci vuole del tempo, poi i primi risultati, se sei una persona che è sedentaria, si vedono immediatamente, se sei già a un livello avanzato, più che vai avanti, più che è difficile vedere il risultato, questo sono sicuro che tu lo sappia. Ok? Quindi il discorso è così, è molto semplice, ci vuole una sostenibilità di allenamento, quindi per fare questo non puoi essere una persona a punto e basta certificata, non voglio ritornare indietro, ma te lo voglio dire, di essere una persona che ha avuto tanti anni di esperienza, di praticità, di problematiche, di fallimenti, ha avuto delle difficoltà che è in grado di aiutare poi dopo il cliente per non farci cascare, come dico, fateli fare a me gli errori e voi fateli nuovi. Ok? Io dico sempre questo ai miei clienti. Perché? Perché tu vivi in una situazione che è la tua realtà e io non te la posso stravolgere, perché sicuramente avrai le tue problematiche e passo passo ti devo far capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, ok? Senza farti capire che sono la persona perfetta, che tra l'altro non sono, ok? Però sicuramente di queste robe qua potrei parlare a giornate, ok? Se no sto qui un giorno, parlo, però a un certo punto poi mi fanno segni brutti che mi dicono di tagliare, quindi è bene che cerco di parlare in maniera precisa, però scusami se ti dico tutto questo, ma perché per me è veramente molto importante, viene tutto dal cuore e dalla mia testa, di tutto quello che ho fatto con questo programma di allenamento Vittoria, che tra l'altro ho dedicato a mia figlia, quindi per me è una cosa veramente importante la Vittoria, di vivere con lei, di stare con lei, di sentirti, quindi Vittoria, il programma di allenamento che ti rende libero, che ti fa sentire bene, che ti carica di energia. Ok? Che hai veramente bisogno di poco. Infatti un altro problema è quello che ti dicono sull'alimentazione. L'alimentazione, ragazzi, quante persone vanno dal dietologo, dal nutrizionista e dopo settimane o giorni non seguono neanche il programma di alimentazione? Perché? Perché ti fanno delle robe la maggior parte delle volte che non è sostenibile. Non è sostenibile. Quindi è un casino. Quindi quello che ti voglio far capire è che hai bisogno di un'alimentazione che non puoi controllare i tuoi chilocalorie che consumi, tutti i DE e tutte queste puttanate qua. Lo devi sapere, è fondamentale, ma poi devi avere un piano di alimentazione che ti permetta di vivere la vita che desideri e che ogni tanto ti faccia anche un po' sgarrare. E poi, mano a mano che è il tuo obiettivo, a volte anche dire di no, ok? Quindi sono sicuro che questo video qua ha dato fastidio a tante persone, se le ha dato noia mi fa veramente tanto tanto piacere, perché vuol dire che l'ho toccato in pieno l'obiettivo. Invece a te ti voglio dire grazie di avermi ascoltato, spero che ti sia stato d'aiuto, e ci sono anche tanti altri problemi che sono gli strumenti, che hai veramente bisogno di pochi strumenti per allenarti, il fatto che hai bisogno di poco tempo, ma ne abbiamo già parlato in altri video, quindi ti devo salutare e spero che ti sia stato d'aiuto, se no scrivi info e sarò lieto e felice di rispondere alle tue domande. Grazie.